Questa mattina mi è stata recapitata una lettera. Non avevo la più pallida idea di chi fosse a scrivermi, perché ormai non avevo più nessuno e nessuno sapeva dove abitavo, soprattutto adesso, o meglio, in questi ultimi anni che, per fortuna, ho preso fissa dimora, in un castello. Comunque, curioso, noto che questa lettera è ancora chiusa con il sigillo a cera lacca. Che strano, un'antica e nobile dimenticata usanza. Tuttavia, nonostante il tremore alle mani, riesco ad aprirla. Così, sempre più curioso di conoscere il mio interlocutore sconosciuto, porto gli occhiali che tengo sempre legati al collo alla vista e leggo. Scrive il signor. Tre puntini di sospensione. Mi chiamo. Che importanza ha il mio nome adesso? Comunque, se tanto desiderate saperlo, lo scoprirete con stupore in firma, in calce. Oh, uomo o una donna che si rivolge a me con il voi. Sono un ricco uomo d'affari. Oh, non lo dica a me, che adesso vivo in un castello. Il mondo l'ho girato in lungo e largo. Di pranzi con famiglie influenti ne ho consumati. Di donne ne ho conosciute, ma di tutto ciò nulla ho conquistato. Quello che mi preme dirvi è: circondatevi di affetti, di amore, di rapporti umani. Pensate, ma non troppo al denaro, alla posizione sociale, al vestito più bello, all'ultima macchina di grido. Queste sono solo funzioni effimere. Fate in modo piuttosto di diventare padri o madri per vivere in futuro il sogno di essere dei nonni. E se manterrete salda nella vostra mente questi valori, applicandoli però con dedizione e rispetto, allora a quel punto voi avrete conquistato qualcosa di veramente importante e di molto solido. La vostra famiglia, i vostri figli, i vostri nipoti. Avrete conquistato i vostri affetti più profondi e non sarete mai più soli. Insomma, per farla breve, non dovrete un giorno vivere in solitudine, ma potrete essere accuditi e amati, stando gioiosamente circondati dai vostri valori che avrete saputo trasmettere ai vostri cari. Perché, sappiate, non tutti avranno la possibilità di spendere i propri ultimi giorni della propria esistenza in un castello, o meglio, in una casa di riposo, accuditi ed amati da splendidi angeli. In fede, Rodolfo Tabasso. L'ho scritta io. Ma quanto tempo fa?